Abbiamo fatto una grande partita e nel secondo tempo ritengo che ci sia stata una squadra sola in campo. Adesso la Serie A sarà diversa dalla prossima, intanto c'è uno stadio nuovo che porta tanto. Intanto c'è uno stadio nuovo, adesso che l'abbiamo riconquistata proveremo a starci a pieno titolo e a fare quegli sforzi necessari per non tradire le aspettative dei tifosi. Con Longo? Certamente. È stata molto sofferta ed è arrivata anche attraverso un percorso tortuoso, lo dissi in una conferenza stampa di fine aprile, che spesso le cose non avvengono mai nel modo lineare come te l'aspetti e magari c'è bisogno di tanto sacrificio, di tanta dedizione. Stasera abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato per il lavoro svolto in questi 2 anni. E siamo soddisfatti per questo, sono soddisfatto soprattutto per i miei collaboratori, per il tecnico, per i calciatori che sono stati bravi a ricompattarsi nei momenti difficili e sono stati bravi a saper superare tutte le difficoltà. Dopo la partita col Foggia sembrava quasi impossibile. Certamente è stata una brutta batosta, però devo dire che veramente il lavoro alla fine che è stato fatto ha pagato. Ed è giusto che sia finita così. Adesso l'obiettivo sarà la salvezza l'anno prossimo. Assolutamente sì, dovremo fare i nostri ragionamenti, però una volta diciamo che siamo tornati in Serie A, adesso proveremo a starci, sarà molto difficile, difficilissimo, ci saranno tanti sacrifici da fare da parte di tutti, però ce la metteremo tutta come abbiamo fatto in questi anni.